Bonjour à tous, oggi andiamo a vedere nuovi alimenti, vale a dire i poisson, i pesci. Allora, andiamo a vedere quali sono. Innanzitutto si comprano nella poissonnerie, 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 cioè la pescheria, dove troveremo le poissonnier ou la poissonnière, la poissonnière, poissonnier, poissonnière, pescivendolo, pescivendolo. Allora, in una pescheria voi troverete spesso dei cartelli con su scritto poisson, coquillage e crustacé. Poisson sono i pesci, le coquillage sono le conchiglie praticamente, e le crustacé sono i crostacei, quindi gamberetti e quant'altro. Noi ne faremo molto pochi, eh? Cominciamo dal primo. Il tonno. Le saumon. Le saumon, il salmone. Le moule sono le cozze. Quella che vedete su quella perla, che assomiglia tanto a una cozza, non lo è una huître. Le huître sono le ostriche e vi assicuro che quando andate a pagare il conto vi accorgete della differenza con le moule. E poi abbiamo le poulpe, poulpe, le poulpe, il polpo. Come li prepariamo questi pesci? Allora, famosissimo che avrete già mangiato c'è le saumon fumé, poi abbiamo la soupe de poisson, la soupe de poisson, la zuppa di pesce. Le poisson grillé, le poisson grillé, il pesce alla griglia. E poi anche in Francia, come in Italia, c'è la moda del sushi. Il y a le sushi. Ok? Allora andiamo a vedere. Questi sono un gruppo di tonni. Le thon. Salmoni. Le saumon. Le cozze, o i muscoli. Le moules. Il polpo, le poulpe, e infine le ostriche, quelle care, le huître. Ebbene, con questo ragazzi è tutto. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les produits laitiers. Au revoir!